Papyrus, ragazzi, allora, buona serata a tutti. Devo dire che sono piacevolmente sorpreso del primo tempo, soprattutto nel secondo tempo. Di fatto è anche la condizione fisica che deve un po' entrare. Infatti nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto, passaggi e quant'altro. Comunque nel primo tempo non è che sia stato tutto impeccabile, sia chiaro, però non mi aspettavo sinceramente una partita del genere, un primo tempo del genere. Poi quello che poi si differenzia subito dalla scorsa Juventus degli anni passati è che comunque dopo il vantaggio continuiamo a macinare gioco, a creare palle gol, a differenza magari della Juventus di Allegri che quando sbagliavi una palla gol dicevi cazzo abbiamo sbagliato una delle poche palle gol che ci poteva capitare. Invece con questo diciamo fraseggio e anche verticalizzazione improvvisa e appunto triangolazioni improvvise, anche se sbagli una palla gol ti incazzi perché comunque bisognava chiuderla prima la partita assolutamente. Poi c'è stato il 2-0 che tra l'altro, piccola parentesi, il gol oggettivamente è giusto da annullare perché comunque è una macchina che decide. Io mi aspettavo e speravo che quest'estate risolvessero più che altro questa situazione del tempismo, sì, delle tempistiche, perché uno non può aspettare 2 minuti, esultare, festeggiare con i compagni, con i tifosi e quant'altro, e poi viene annullato il gol, anche perché psicologicamente può influire comunque su quella squadra che ha fatto il gol e poi alla quale appunto è stato tolto il gol. Comunque speravo che appunto risolvessero questa situazione. E comunque di fatto ha inciso anche un po' psicologicamente sullo stesso Ronaldo, perché poi ha fatto poco nulla. Mi aspettavo qualcosina di più da lui, sinceramente, perché ha avuto delle palle gol e le ha sbagliate. Bella triangolazione là sullo scambio, no? Costa, Pjanic, Higuain e Ronaldo. Per me Higuain è il giocatore giusto per Ronaldo, anche se è macchinoso ancora, è fuori condizione pure lui. Quindi. Poi, chiudendo un attimo il discorso arbitrale, io non so che Santo non abbia fatto a me almeno ammonire, ok, signor Gervinho, perché ha fatto un fallo sul piano, c'è cioè veramente brutto. Voleva prendere il pallone e quant'altro, però veramente ha rischiato di fargli veramente male a Pjanic. Quindi vabbè, poi l'arbitraggio di per sé non è che mi sia piaciuto tanto, perché è giusto lasciare correre, però insomma ci sono dei falli che bisognerebbe fischiare e sanzionare, ecco, tutto lì. Poi i nuovi, sì, nuovi i giocatori che sono entrati dopo non mi sono piaciuti per nulla, Cuadrado, Labio Cuadrado e Bernardeschi non mi sono piaciuti. Le scelte tecniche che vi ho detto anche prima della partita che non mi hanno entusiasmato e durante la partita per me mi hanno dato anche ragione perché a parte una o due cose buone che hanno fatto, però per il resto De Sciglio e Matuidi hanno fatto veramente per me tantissimi errori tecnici. De Sciglio andava sul fondo, crossava malamente, ha fatto un passaggio, anzi due passaggi, uno nel primo e uno nel secondo tempo che ci hanno fatto rischiare di prendere gol, quindi Matuidi macchinoso, stoppa palla davanti, non fa un cazzo, crossa male, insomma, non lo so, non mi infatti l'ho detto, l'ho scritto prima della partita, insomma, fai una preparazione estiva con Khedira, Pjanic e Matuidi. E Rabiot, scusate, poi metti Matuidi, anche Khedira a me non piace, molti dicono intelligente tatticamente, però oggi ha anche sbagliato delle cose facili, facili, tecnicamente facili. Quindi, ripeto, con il centrocampo che ha Sarri, se risolverà i problemi Ramsey, per me il titolare sarà lui. Spero diventi lui più che altro, anche perché, insomma. Vabbè, Costa si è fatto male, speriamo non sia nulla di grave. Io 2 minuti prima che si facesse male ho detto io leverei Costa perché ha fatto una grandissima partita, veramente una grandissima partita, però si vedeva poi nel secondo tempo che non ne aveva più, un po' come tutta la squadra. E quindi l'avrei levato prima. E vabbè, si è fatto male, poi lascia stare. Però ripeto, è stata una partita dai due volti, primo tempo la vera, tra virgolette, Juventus. I problemi che abbiamo in questo momento sono di transizione positiva quando quindi facciamo il contropiede noi e transizione negativa quando noi invece lo subiamo il contropiede. In fase di ripiegamento facciamo una fatica boia perché se Matuidi me l'hai messo praticamente per la fase di ripiegamento per rincorrere gli avversari, ragazzi, il primo tempo Matuidi era distantissimo dalla fase difensiva. Cioè, io ho visto due buchi quando sono ripartiti loro
che sono stati veramente scandalosi. Cioè, poi ci siamo salvati in un paio di situazioni veramente, non so neanche io come, sinceramente. Però nel secondo tempo peggio, abbiamo fatto peggio, tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, stanchezza, un po' cose che poi mi aspettavo già dal primo tempo, poi invece insomma sono subentrate dopo, meglio così. Per il resto, boh, poi vabbè, i voti li scriverò sotto il video ovviamente, però mi hanno entusiasmato, mi sono piaciuti. Sia Costa, Bonucci, a me è piaciuto molto, e anche Alexandro. Oh, ragazzi, Alexandro, anche in fase di preparazione estiva, quelle poche partite che ha fatto, l'ho visto. L'ho visto, ecco, l'ho visto. È già una grande cosa vedere Sandro dopo gli ultimi anni, quindi l'ho visto e oggi per me ha fatto una grande partita, anche Alexandro. I due brasiliani, grande partita veramente. Per il resto, ripeto, piacevolmente sorpreso dal primo tempo soprattutto, non mi aspettavo quei ritmi lì. Il pressing, ecco, quando parlo di transizione negativa, bisognerebbe anche fare un pressing, ripeto, coeso e in collaborazione con tutte le parti, tutti i giocatori, perché quando l'abbiamo fatto oggi abbiamo avuto degli ottimi risultati, cioè facevamo perdere palla al Parma subito. Invece, quando abbiamo fatto un pressing fine a se stesso, quindi con i giocatori singoli che andavano a pressare, con il centrocampo che si allungava e quant'altro, ma non si faceva un pressing convinto, il centrocampo e l'attacco venivano saltati facilmente e lasciavamo un buco lì. Infatti poi ripartiva il Parma e tra l'altro anche il giocatore che mi è piaciuto non moltissimo, però ha fatto una buona partita per me oggi è Pjanic, ha fatto una partita anche in fase insomma, di contrasti, cose del genere, anche lui in fase di piegamento ed in transizione negativa fatica molto ed è pigro, è pigrissimo purtroppo Pjanic, questo è un problema suo, vabbè. Questo è quanto ragazzi, era importante comunque iniziare bene, portare a casa i 3 punti, vi avevo detto in qualsiasi modo le prime partite bisogna fare punti perché io avevo pronosticato un pareggio perché non la vedevo benissimo, anche perché il Parma se non sbaglio è più avanti in preparazione perché ha già fatto una partita ufficiale, vabbè. E invece mi sono piaciuti, ecco, mi sono piaciuti. Adesso vediamo la prossima partita, appunto, sabato prossimo, se non sbaglio, alle 20:45 contro il Napoli. Vedremo. Vabbè, ragazzi, finalmente è tornato il campionato, sono tornate le partite ufficiali. Il mio primo post partita di una partita ufficiale della stagione 2019-2020. Sempre comunque fino alla fine Forza Juventus. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Sempre comunque fino alla fine Forza Juventus. E anche con il VAR, dato che c'è chi fa i video del 2000, anche con il VAR ci hanno annullato un gol. Ok, ma abbiamo vinto lo stesso. Buona serata a tutti.